Ciao ragazzi, sono Jack, sono tornato il vostro avatar personale. Volevo solo comunicarvi tre idee che ho maturato in questo inizio di scuola, anzi in questo reinizio di scuola, che è stato abbastanza straniante. Ragazzi, questa settimana abbiamo parlato di tre argomenti. Era qualche mese che non ci si vedeva e quindi era necessario in qualche modo riprendere i fili. Ma è stato davvero difficile. Il primo argomento è stata la didattica a distanza. Dopo più di 100 giorni passati a vederci online, il ritorno è stato abbastanza delirante, devo essere sincero. E io stesso, che sono un avatar e quindi qualcosa assolutamente di impersonale, mentre di virtuale, ho fatto una certa difficoltà. Comunque i ragazzi erano abbastanza contenti, tutto sommato, anche se hanno notato notevoli differenze dalla scuola precedente il 21 di febbraio, data che segna di fatto uno spartiacque. Questi giorni in rete se ne sono dette di tutti i colori, sulla DAD, contro la DAD, a favore della DAD, e tutti si sono indaffarati a dire che la DAD in qualche modo non era stata all'altezza del compito. Beh, a dire il vero, i ragazzi non l'hanno proprio pensata così. Certo, non è stata al massimo per molti, ma per molti è stato anche un momento che è servito per capire alcune cose fondamentali. Intanto il valore del tempo. I ragazzi senza dubbio avevano più tempo per i loro interessi e anche per studiare, certo, anche per studiare. Tanto è vero che quest'anno gli esami di maturità per tutti sono andati veramente bene. Il secondo argomento sul quale si è discusso in questo primo periodo sono le relazioni. Beh, ragazzi, cosa vi devo dire? A dire il vero, tornare a scuola e vivere ancora delle relazioni a distanza, volete sapere che cosa mi hanno detto la maggior parte delle persone? Beh, prof, se dobbiamo tornare a scuola e stare a distanza, tanto valeva stare a casa. Almeno avevamo i pregi, quelli di avere più tempo, e avevamo anche i difetti, quelli di stare a distanza. A distanza allora e a distanza adesso. Ma dov'è il valore della socialità della scuola se non possiamo andare a bere il caffè assieme, se non possiamo stare assieme anche in classe per riabbracciarci dopo questi lunghi mesi di lockdown? Dov'è tutta questa socialità? Bene, senza dubbio le relazioni sono cambiate. E chissà quanto ancora dovranno cambiare. Certo, bisogna tenerle le distanze, assolutamente. Questo ormai è chiaro abbastanza a tutti. Però qui c'è un punto fondamentale sul quale in questi giorni abbiamo parlato. Cosa sta accadendo delle relazioni umane? Già prima con la virtualità tutto era diventato più distante, ma adesso che siamo vicini dobbiamo tenere la distanza. Vi sembra tutto così normale? Dobbiamo essere contenti di questo genere di relazioni? Bene, il terzo argomento è stato proprio questo, il cambiamento di se stessi. È inutile negarlo, siamo tutti cambiati. Molte persone tornate a scuola non riconoscevano più gli altri e purtroppo con questa didattica a distanza, in questo è vero, ma anche con queste relazioni da tenere a distanza, in qualche modo diceva un punto fondamentale. Siamo cambiati, ma non possiamo più tornare a stare vicini, non possiamo più tornare ad essere noi stessi. Non possiamo più vivere quella vita che vivevamo prima e quindi il cambiamento fa parte certo della nostra età, della nostra situazione, ma dove andremo a finire? Molti lo hanno detto, prof, non riconosco più i miei amici, devo stare a distanza da loro, devo parlare con la mascherina. Ah, attenti ragazzi, anch'io stesso, io il vostro avatar personale ho fatto una certa difficoltà a riconoscervi con la mascherina. Già l'uomo si maschera di per sé, ma adesso abbiamo una mascherina alla seconda, per così dire. Nessuno riesce più a riconoscere gli altri. Certo, questo sta cambiando le nostre relazioni, ma soprattutto sta cambiando noi stessi. Vedremo comunque dove tutto questo ci porterà. Speriamo bene. Un abbraccio, ragazzi, seppure virtuale e con la mascherina.